20 febbraio 2006. Muore a 84 anni nella sua casa di Sun City, nel deserto dell'Arizona, Paul Marcinkus, ex presidente dello IOR, Istituto per le Opere di Religione, la Banca Vaticana. L'arcivescovo si porta così nella tomba segreti e verità mai rivelate su alcune delle vicende italiane più controverse degli anni 70 e 80, dal crack del Banco Ambrosiano al rapimento di Emanuela Orlandi. Al servizio del Vaticano dal 1969, Marcinkus è accusato di aver avuto contatti non solo con la loggia massonica P2, ma anche con Cosa Nostra e la Banda della Magliana. Chi sostiene la tesi dell'uccisione di Giovanni Paolo I vede in Marcinkus uno dei mandanti e degli occultatori del delitto. Sicuramente, fra Papa Luciani e l'arcivescovo americano c'erano fortissimi contrasti sui valori etici e sui sistemi con cui Marcinkus gestiva la Banca Vaticana. Il 20 febbraio 1987 Marcinkus sfugge, grazie all'immunità vaticana, al mandato d'arresto spiccato dalla magistratura italiana. Per ben 7 anni dopo lo scandalo dell'Ambrosiano rimane a capo della Banca Vaticana. Marcinkus esce di scena solo alla fine degli anni 90. Si ritira a fare il sacerdote nella piccola parrocchia di San Clemente negli USA. Non racconterà mai agli inquirenti la sua verità.